Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, erano in crisi da appena 15 giorni. Questa l'indiscrezione di Deianira Marzano, in onda su Radio Marte. La gossipara ha parlato anche di Aaron Piper, nuova passione dell'ex tronista. Sophie Codegoni è fidanzata con Aaron Piper, finita con Basciano. Sta molto male. Sophie Codegoni e Aaron Piper si sono conosciuti. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano erano in crisi da appena 15 giorni. Questa l'indiscrezione di Deianira Marzano, in onda su Radio Marte. La gossipara ha parlato anche di Aaron Piper, nuova passione dell'ex tronista. Sophie Codegoni e Aaron Piper si sono conosciuti durante i primi giorni della Fashion Week, dove c'è stata una prima conoscenza e inizia a parlare di lui con il suo migliore amico. Poi lo rivede e per un pelo non si incontra con Alessandro Basciano. Attualmente si sono lasciati, circa una quindicina di giorni fa. Sophie e Aaron hanno riso e scherzato e l'amico voleva andare via perché la situazione è scappata di mano, perché tra loro due è scattato il colpo di fulmine. L'amico di Sophie vedeva troppa confidenza tra i due e, siccome conosce Alessandro, si sentiva in imbarazzo. Poi si sono spostati in hotel e Sophie si confida con l'amico, svelando di essere attratta dall'attore. Si vedono una seconda sera in un locale dove si va solamente per invito e passano tutta la serata vicini tra sguardi e sorrisi, e scatta il primo bacio. È nata una nuova coppia. Dopo il bacio escono mano nella mano. Il migliore amico di Sophie va via e lei rimane con due TikToker. Una persona che lavora lì mi ha confermato tutto. Loro sono rimasti a bere con gli amici fino alle 7 del mattino, e poi sono saliti in camera e lei ha lasciato l'hotel il giorno dopo, alle 14:30. Le cose tra Sophie e Alessandro non andavano bene, ma lui ha ricevuto una doccia fredda e le cose di lei erano ancora a casa di lui perché sperava in un ritorno. Deianira ha aggiunto su Instagram che Alessandro Basciano al momento starebbe molto male.